Allora, un botto di onore essere qua a raccontarvi questa ricetta. È molto difficile che voi la conosciate, perché comunque è una ricetta tipica di queste zone, della parte occidentale del Trentino, e la si mangiava al posto della polenta, diciamo così. È una torta buonissima, salata ovviamente, adesso si serve con gli affettati, cremosa dentro e croccantissima fuori. Ovviamente le patate sono l'ingrediente base, cioè ne abbiamo quasi il 100%. In autunno e in inverno questa, se non la fate, avrete una mancanza, quindi io sono proprio, ripeto, onorato di potervela dare, spero che la sfruttiate. E nulla, è una ricetta di famiglia che vi regalo con tutto il mio cuore, con tutto il mio core, proprio detto alla trentinazza, ok? Dicevo, ricetta storica, quindi in realtà non avremo bisogno di tutti questi elettrodomestici. Allo stesso tempo a me piace sempre darvi delle versioni anche più moderne, affinché un pochino tutti la possiate fare. Innanzitutto partiamo dalle patate. Importante la qualità delle patate, ok? Intanto sarebbe meglio che siano nuove, perché sono un pochino più acquose rispetto alle patate vecchie più asciutte. E poi, se potete scegliere la varietà, scegliete la varietà Kennebec o comunque una pasta bianca che trovate comunque adesso in tanti supermercati o comunque anche dal vostro fruttivendolo, si trova facilmente. Quindi ecco, se potete scegliete questa varietà o le grattugiate con la grattugia apposita, che non tutti magari riescono a trovare, perché è una grattugia che viene venduta soprattutto in queste zone e nel nord Italia in generale. Nessun problema, usate il vostro mixer, ok? Quindi prendete le patate, le tagliate a pezzi e poi le frullate fino ad ottenere una pastella piuttosto granulosa. Ci aggiungete subito il sale, un po' di pepe se vi piace e poi una piccola parte di acqua o di latte, oppure tutti e due, che servirà per dare cremosità alla vostra torta, perché ragazzi sì, è croccante fuori, però dentro non deve essere gnocca, ok? Deve essere un po' cremosa, proprio che vada giù bene, non so come dire. Quindi se voi non metteste l'acqua o il latte, cosa che molti non fanno, perché da quello che so molti non fanno questa cosa, cosa succede? Succede che appunto la vostra torta internamente risulti un pochino gnocca. Peccato, invece noi la vogliamo cremosina dentro e la vogliamo croccante fuori. Quindi fate questa piccola aggiunta e il sale, ho già detto di sì, l'ho già detto. Questa pastella adesso deve essere messa in una pirofila rettangolare oppure rotonda. Sapete che la tradizione ha sempre previsto quella rettangolare, però palese che anche quella rotonda vada molto bene. Qua sotto in descrizione e anche sul blog, anzi sul blog trovate poi anche altri consigli, cose, insomma può essere sempre utile visitarlo. Vi lascio qua la scheda che esce, oppure qua, non mi ricordo, ho perso il filo. Vi lascio in descrizione oppure sul blog le dimensioni che dovreste seguire se volete utilizzare questa quantità di patate. Ovviamente se voi prendete una teglia più piccola rispetto a quella che consiglio, è chiaro che la vostra torta sarà più alta, che può anche piacervi. Se invece la prendete troppo grande risulterà più sottile. La teglia, che deve essere di rame oppure antiaderente, deve essere un po' unta con lo strutto, ma se voi lo strutto non lo potete usare, non vi piace, cosa molto tollerabile, non usatelo, usate l'olio di semi che va benissimo. Ungiamo di olio di strutto la pirofila, mi raccomando sia la base che il bordo, a prescindere se scegliete strutto o olio. E adesso ci versiamo la nostra pastellina, completiamo con ancora un qualche fiocchettino, ma proprio appena appena, giusto per viziarci, di strutto oppure un girettino di olio, e andiamo in forno. Dovete seguire assolutamente questa modalità: 220 gradi se statico, 200 gradi se ventilato, o anche 210, dipende dalla potenza, dalla power del vostro forno. La prima oretta e mezza, quindi un'ora e 20, un'ora e 30, insomma più o meno, deve cucinarsi proprio sulla base del forno, così la parte sottostante avrà modo di formarsi e soprattutto di risultare croccante e piuttosto spessa. Ciò che non è proprio pochissimo, un'ora e mezza, però non dovete avere fretta quando fate questa torta, infatti è perfetta per il weekend. Successivamente la spostiamo nella parte più alta e la facciamo cucinare ancora 5-10 minuti, giusto ad avere una doratura migliore anche sulla superficie. Questa torta spettacolare, che veramente la potete servire con qualsiasi altra cosa, però la tradizione vuole che si serva con affettati, salumi, cavolo cappuccio, fagioli con la cipolla, insomma voi dovete pensare di fare un bel buffet alla trentina oppure comunque alla montana, e la vostra torta sarà proprio un perfetto contorno, ma devo dire che possiamo anche trasformarla da contorno a piatto principale. Un'altra cosa che si fa di solito dalle mie parti è accompagnarla, perché poi le patate stanno bene con tutto, addirittura con la marmellata di mirtillo rosso, anzi confettura sarebbe giusto dire. Io spero tantissimo che questa ricetta la facciate, come vi ho già detto, veramente fatela quando potete, quando volete stupire i vostri ospiti, quando
quando volete proporvi anche a voi stessi qualcosa di diverso, quando volete coccolarvi con qualcosa di che fa tanto tepore, poi anche economico, e soprattutto facile. Bisogna avere un po' di pazienza per la cottura, ma quanto è easy. Poi se la provate a fare, taggatemi su Instagram o su Facebook. Poi sappiate che su Instagram trovate anche i reel, insomma super comodi e carini. Il fatto di vedere le ricette veloci secondo me ci sta, però ogni tanto venite anche qua su YouTube, mi raccomando. Vi lascio altri due video qua se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta e anche altre ricette. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, vi mando un bacione gigante e scegliete anche un buon calice di vino, mi raccomando, un buon vino rosso spettacolare.